Pareggio frizzante, ricco di gol, partita godibile. Taranto e Benevento danno spettacolo allo Iacovone, il 2-2 finale sta stretto agli ionici, però che nel finale hanno sprecato due nitide palle gol. Capuano deve rinunciare a Bifulco, squalificato, schiera Orlando dall'inizio nel tridente e si affida come sempre al 3-4-3, si rivede sulla corsia mancina Ferrara. Esordio con gol di Simone Simeri, autore del gol del definitivo 2-2, poco meno di 5.000 spettatori sugli spalti. La cronaca è ricca. Dopo soli 5 minuti il Benevento passa in vantaggio sugli sviluppi del primo calcio d'angolo della partita per i Sanniti. Berra risolve una mischia nell'area piccola, portando così in vantaggio i suoi. Il Taranto potrebbe pareggiare subito quando al decimo minuto De Marchi si trova tutto solo davanti a Paleari, che gli respinge la conclusione. Poi sempre l'attaccante numero 90 del Taranto viene atterrato in area di rigore per il signor Turrini e calcio di rigore. Sul dischetto si porta l'ex Canutè, che riporta tutto in equilibrio 1-1, nono gol stagionale per l'attaccante numero 77 del Taranto. La formazione ionica potrebbe passare in vantaggio al 21esimo con una rasoiata di Zonta, la parata a terra di Paleari. Nella ripresa, dopo 3 minuti, c'è un sinistro di Agazzi sull'esterno della rete. Al sesto, gran gol di Camillo Ciano, sinistro dai 20 metri, pallone a fil di palo, Taranto 1, Benevento 2. Ma come era accaduto nella prima frazione, anche nel secondo tempo solo 7 minuti dura il vantaggio dei campani. Al 13esimo infatti pareggia Simeri, che di testa mette il pallone dove Paleari non può intervenire. 2-2 che poi sarà il risultato finale. Al 17esimo c'è una parata di Vannucchi. Al 18esimo, minuto dopo, il Taranto potrebbe passare in vantaggio. In area di rigore sannita c'è un vero e proprio tiro al bersaglio. Ci provano Canutè prima, Ferrara poi, ma si immolano i difensori giallorossi. Il Taranto potrebbe far sua l'intera posta in palio nei minuti di recupero. Al 49esimo si involano Fiorani e Orlando, il più giovane dei due. Fiorani calcia debolmente, para in maniera agevole Paleari, ma non è finita, perché al quinto e ultimo minuto di recupero Simeri ha l'occasione per firmare la sua doppietta all'esordio. Prova davanti a Paleari tutto solo il sombrero, ma l'estremo difensore sannita riesce a metterci una pezza. Finisce 2-2 tra gli applausi, la prima delle due gare casalinghe consecutive per gli ionici. Prossimo match sempre allo Iacovone contro il Monterosi.